Ciao amici di Marvel Sfida dei Campioni, ben ritrovati. Eccoci qua con il secondo aggiornamento del Kabam. Vediamo oggi insieme che cosa hanno combinato gli sviluppatori di questo splendido gioco. Col tempo mi sembra più che altro che stiamo tornando agli antipodi, cioè stanno facendo degli aggiornamenti che potrebbero evitare. Ho tantissimi eroi 4 stelle, alcuni molto buoni da potenziare, come ad esempio Rocket, Raccoon, Hulk e altri. Comunque, bando alle ciance, andiamo subito a vedere i premi, che sono la cosa più importante da vedere. I premi, più che premi, regali per farci stare buoni e tranquilli. Ecco qui, come vedete, sono tantissimi come la prima volta. E abbiamo davvero tantissimi oggetti. Un cristallo alato, dove dal quale sicuramente con la sfiga che ho prenderò un eroe 2 stelle. Poi c'è la gemma del risveglio 3 stelle, cristalli di pietre evolutive 3 e 4 stelle, molto molto buone, queste sono davvero indispensabili. Cristallo di pietre evolutive 5 stelle, ahimè non ho ancora nessun campione doppio, quindi mi servirà poco, e una gemma del risveglio 4 stelle, un'altra. Nel giro di un mese ne hanno regalate due, e poi i biglietti di retrocessione, che in un altro video vi farò vedere un modo eccezionale usando i biglietti di retrocessione per fare tantissimi punti e ricevere un sacco di altre ricompense. Ecco qui l'aggiornamento, consiste in diverse email. Questo non mi interessa molto. Andiamo avanti, tessere giornaliere anche, e qui tra un regalo e un altro dovevano metterci per forza qualche cosa a pagamento con le tessere giornaliere. Io, e vi consiglio anche voi, mi raccomando, non spendete ancora niente, ce ne vuole per farsi perdonare. Ecco qui l'altre ricompense, catalizzatore grado 4, cristalli per prendere il catalizzatore basilare alfa grado 4 e un Hulk 3 stelle, io ce l'ho già triplato, quadruplato, non mi ricordo, no, doppiato. Adesso sicuramente sarà salita la sua potenza. Hulk, ricordo che è uno di quelli che hanno migliorato nel gioco, hanno modificato la sua mossa speciale numero 1, davvero molto bella adesso, e dà sempre stordimento, o quasi sempre. Il ritorno del reame d'oro, non ce ne può fregate meno, almeno a me. E vediamo un attimo Hulk come sta messo. Dov'è? Oh, dove sta? Eccolo qua. E infatti ira di Hulk livello 12, 3 stelle. Probabilmente lo proverò, finché non doppio quello 4 stelle farò un video dove proverò Hulk 3 stelle, vediamo quanto è forte. Le abilità sono migliorate tantissimo. Ora vediamo quanto sono fortunato. Andiamo ad aprire un po' di roba. Allora, questo lo apro per ultimo. Speriamo di beccare qualcosa di buono, magari di doppiare qualcuno che già ho. Andiamo con questo. Ecco, questo può essere utile, però ce non servo al momento. Eccolo, come volevasi dimostrare. 2 stelle del cavolo. Vi auguro di prendere qualcosa di meglio. Vediamo qui i 3 stelle. Ce ne sono a bizzeffe. La gabba ne ha regalati non so quanti di questi, che fanno comodo moltissimo comunque a persone che hanno cominciato da poco a giocare, perché con i 3 stelle si fanno un sacco di cose. All'inizio io usavo solo quelli anche in guerra. Ah, 2-2-2-2, mazza, oh. Che strano. Ecco, 6. Cioè, da quando Scarlet è diventata meno forte, che cosa trovo io adesso? Giustamente, tac, tutti i sali di livello mistici. No, vabbè, c'era anche chimico. 5 stelle per il momento mettiamo da parte.
ce n'ho uno doppio, quindi queste pietre lucide non mi servono. Questo lo apriamo tanto per aprire. Questo lo apriamo pure tanto per aprire. Guarda, un'altra Scarlet. La Scarlet prima non si trovava mai. Ora te la tirano appresso, Scarlet. E poi quando gli mandi un'email per reclamare. Oh, ma è tutta questione di fortuna. Sì, certo. E io sono Babbo Natale. Oh, vediamo, vediamo. 4 stelle. Cosa migliore è sempre doppiare chi già avete. Però io sono un collezionista e come tutti i collezionisti amo collezionare. Anche uno nuovo non mi dispiace. Yes! Mi manca! È un grande! Yellow Jacket mi può servire! Doppio è ancora meglio naturalmente perché stordisce a manetta. Questi pacchetti se li potrebbero mettere da dove sono usciti. Grande, grande, non mi dispiace, sono contento, poteva andare peggio. Poteva andare peggio e come, vi starete domandando? Beh, Joyfix è l'ultimo eroe che voglio trovare. Ecco qui le tessere giornaliere, 29, 10, 5 franchi, ho speso già qualche soldo per comprare, ma non spendo più niente per ora. Non c'ho più la voglia, la contentezza di spendere soldi. Prima era più bello, faceva più piacere spendere soldi, adesso non più, sono diventati troppo tutti. Vediamo un attimo chi posso evolvere. Yellow Jacket sicuramente lo potenziamo subito il più possibile. Eccolo qua, cattura potente, stordisce l'avversario dopo che la loro durata ha completato il suo corso, quindi gliela fate, zac, aspettate e brum, sviene e sotto stordimento lo violentate. Attacco speciale 1, 2, 3 sono molto buoni. 90% di chance, 100% di chance di infliggere puntura, insomma la puntura la infligge quasi sempre. 90% è il minimo, quindi cioè, se non la infliggete è pura sfortuna. Ok, il video finisce qui, vi do appuntamento al prossimo, non mancate, dove ci saranno tantissimi nuovi trucchi e segreti di questo gioco che fortunatamente si sta riprendendo. Ciao, alla prossima!